È qui, Rosso. Oui, gli vuoi parlare? Sì. Un momento, monsieur. Stobart è qui per vederti, monsieur. Ti ha detto di che cosa si tratta? No, monsieur. Molto bene. Salve, ispettore. Si ricorda di me? Ma naturalmente, Mr. Staubach. Le mie facoltà mentali funzionano perfettamente. Un sistema di archivio mentale invidiato dalla Biblioteca Nazionale. Niente trucchi, solo un controllo, monsieur, tanto per esercitarsi. Come i muscoli perdono elasticità con l'inattività, così la mente... Ma non ce ne sarebbe bisogno se la gente imparasse a fare lavorare il cervello tutti i giorni. Se cercava di fare bella figura, c'era riuscito. Era formale e altezzoso, ma aveva stile. Oh bien, se è venuto per l'attentato è troppo tardi. Le indagini sono state chiuse. Ma... Sono stato tolto dal caso. E l'omicidio? E il morto? Non posso farci niente. Riconosce l'uomo in questa fotografia? No. È la faccia di un assassino. L'uomo che ha messo la bomba nel bar? La fotografia è stata scattata subito dopo l'esplosione. È scappato attraverso le fognature, lasciandosi dietro un sacco di indizi. Prove indiziarie che non provano nulla. Vuol sapere cosa ho scoperto sul conto dell'assassino? Gliel'ho detto, monsieur. Il caso è chiuso. Mi sono lavato le mani di tutta la faccenda. Allora dovrò continuare le mie indagini senza il suo aiuto. No, deve dimenticare del tutto la storia del pagliaccio. Ritorni a essere un normale turista, Staubach. Conosce due delinquenti che si chiamano Flap e Guido? Conosco quei due da quando si sono diplomati alla scuola speciale. Guido è un delinquente, ma è Flap la mente del gruppo. Dove ha sentito parlare di loro? Li ho incontrati fuori dall'hotel Ubu. È riuscito a scoprire l'identità della persona che è rimasta uccisa nell'esplosione? Sapevo già chi fosse. Ho sentito che la vittima della bomba si chiamava Plantard. Ha fonti attendibili? Era una persona importante al Ministero del Tesoro, vero? Forse è per questo motivo che l'hanno tolta dal caso. Mi dispiace, monsieur, non posso fare commenti. Che cos'era quella storia dell'interrogatorio telepatico che ha fatto nel bar? Sostengo che le passioni evocate nei crimini violenti creino delle onde nell'etere. Sono invisibili a tutti, eccetto a coloro con una mente altamente sviluppata e ricettiva. Straordinario. Può anche piegare cucchiai? Non pensavo che un uomo di tale intelligenza potesse abbassarsi a fare dell'ironia. Non la sto prendendo in giro. Ho sperimentato personalmente i poteri della mente. Una volta venivo sempre ignorato alle feste, finché non lessi il libro che cambiò la mia vita. Davvero? Come si intitolava? Ipnotismo per divertimento e profitto. Mi guardò come se avessi scorreggiato a un funerale. Il potere ipnotico è una qualità rara e non un trucchetto da esibire alle feste. Non vorrà mica provare il suo interrogatorio telepatico su di me, vero? Pensa che le mie indagini siano di cattivo gusto? Diciamo che preferirei non lo facesse. Ho i miei dubbi sul misticismo. Peccato, penso che potrebbe essere un soggetto interessante in uno stato di regressione controllata. La persona a cui permetterò di giocare con la mia mente deve ancora nascere. Arrivederci, ispettore. Salve. Sei stato tu a darmi quel consiglio, vero? Cosa? La corsa dei cavalli, Salah Eddin. Ah, sì, ma... Ho puntato fino all'ultimo franco su quel cavallo. Senti, io... I risparmi di una vita, l'affitto del mese prossimo, tutto! Oh, no.
ha vinto di 3 lunghezze! Sono ricco! Chiamami George il Fortunato, l'amico dei puntatori. E allora perché sei ancora qua? Oh, non permetterò che questa ricchezza improvvisa mi cambi, nemmeno un po'. Ho comprato questo buco, le attrezzature e tutto quanto. Ora posso andare e venire come mi pare e piace, senza dover timbrare il cartellino o rispettare scalette di marcia. Senza nessun capo alle calcagna! Grazie a te ho trovato il paradiso! Sono proprio contento per te. Cosa vuoi adesso? Riconosci l'uomo in questa fotografia? No. Devo andare. Non voglio trattenerti. Salve, ti ricordi di me? Ma oui, ispettore. Lo hai trovato? Chi? L'uomo delle fognature, naturalmente. Sto seguendo le sue tracce. Non vorrei essere nei tuoi panni, monsieur. Ora che mi ricordo, c'era qualcuno che si faceva passare per te. Appena te ne sei andato, è venuto qui ad investigare. Era pelato come un uovo. Ha cercato di farmi credere di essere un poliziotto e ha detto che si chiamava Inspector Rousseau. Non gli ho detto che avevo parlato con te alcune ore prima. Per fortuna. Spacciarsi per un agente di polizia è un reato grave. Un uomo con così poco rispetto per la legge deve essere veramente disperato. Come diceva mio padre, la disperazione apre le porte al diavolo. Mi diceva sempre questo genere di cose. Che stupido. Allora, quando non te ne vai in giro per le fognature, che cosa fai? Sono sotto la doccia. Ah, molto bene, monsieur. Un poliziotto con il senso dell'umorismo. Riconosci l'uomo in questa foto? Sì, certo. È quel delinquente di cui ti ho parlato. Devo andare. Buona fortuna, inspector. Spero che tu riesca ad asciuffare presto questo assassino. Il custode aveva un'aria autorevole e degli occhi vigili che sembravano non si socchiudessero mai. Scusi. Oui, monsieur. Sei tu l'Obinot? Oh, no. Come ha fatto a scambiarmi per lui? No, io sono il vice custode. Ma lavora qui, l'Obinot? Lavorare? Non lo chiamerei proprio così. Viene qui a studiare quasi tutti i giorni, ma come può vedere, oggi no. Non sa niente a proposito dei Cavalieri Templari? No, signore, neanche un po'. Non sa niente a proposito di manoscritti medievali? Io no, monsieur. Io non sono erudito, anche se tante volte la gente pensa che lo sia. È l'uniforme. Vedono i vestiti e rimangono impressionati. E le chiedono anche di parcheggiare la macchina? Mi chiedono di parcheggiare la... No, 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 no! Credono che sia competente a proposito degli oggetti esposti in mia custodia. Anche se non sa niente a proposito di storia. Ma no, cosa volevo dire è che non sono erudito. Non come Monsieur L'Obinot. Grazie del suo aiuto. Nella vetrinetta c'era un treppiede arrugginito e annerito, con le gambe lunghe e sottili. Era identico al treppiede raffigurato nel manoscritto. Su una targhetta era scritto che risaliva al XV secolo e proveniva dall'Irlanda occidentale. Era stato ritrovato a Lochmarn, il luogo in cui si era insediata una comunità di cavalieri templari. Irlanda! Che cosa? Questo treppiede è stato trovato in Irlanda! Abbassa la voce. Oh, mi dispiace, ero eccitato. Il treppiede era sicuramente quello del manoscritto.
La connessione con i Templari lo confermò. Ero tentato dall'idea di andare in Irlanda per controllare. Ciao, George. Ho trovato il treppiede. Dove? Al museo. Apparteneva ai Templari. È stato trovato in un posto chiamato Lochmarne. Ho sentito parlare di Lochmarne. Ho letto un articolo che parlava del castello. Guarda qua. Un famoso giornale scandalistico. Ma leggi queste schifezze? No, le scrivo. Professor Nigel Pigram, che sta effettuando degli scavi nelle rovine del castello medievale di Lochmarne. Che strano. Cosa? Ha lasciato la sua cattedra all'Università di Durham per dedicarsi agli scavi. E non solo. Ha annullato le riprese della quarta serie del suo famoso programma televisivo. Quel posto a Lochmarne deve essere stato importantissimo per lui. È un professore di storia, sono tutti pazzi. Non mi importa, vorrei parlare con questo professor Pigram. Che ne dici di un viaggetto in Irlanda? Non ne ho voglia. Eh? Non voglio andare. Voglio seguire il caso Billotta. Se pensi veramente che la gemma di Pigram sia importante, perché non vai a Lochmarne? Da solo? Non ne sono sicuro. Dov'è l'Irlanda esattamente? Cosa sai sul professor Pigram? Ho visto il programma, il passato di Pigram. Ha scritto un libro, Le famiglie dei crociati in Irlanda. Scommetto che sarebbe interessato al manoscritto. Ci vediamo. Va bene, tienimi informata se trovi qualcosa di nuovo. Parecchie ore dopo arrivai in Irlanda, l'isola di Smeraldo. Sono stato fortunato a trovare una corriera che da Dublino portasse al minuscolo paese di Lochmarne. Durante il percorso l'autista mi ha detto che quella era l'unica corsa della giornata.